Si tiene a Torino dal 27 maggio al 12 giugno ed è dedicata al calcio giovanile la sesta edizione del Palio dei Quartieri, presentata a Palazzo Lascaris. Propone 5 tornei di calcio giovanile, da pulcini a esordienti, con 80 squadre di Torino e provincia, in rappresentanza di 40 società. Nella serata inaugurale del 27 maggio si disputerà inoltre il trofeo Dino Raviola, un quadrangolare con le selezioni della provincia e della città di Torino e le rappresentative di Juventus e Torino. Allora, sesta edizione del Palio dei Quartieri, quest'anno ci rivolgiamo non solo agli esordienti come negli ultimi 2 anni, ma abbiamo allargato, ampliato con le adesioni anche delle categorie inferiori, questo per presentare le 4 sfaccettature, le 4 tipologie del calcio giocato, non solo quella 11 ma anche quella 9, quella 7 e quella 5. Alcuni numeri, perché sono molto importanti: la presenza da 32 passa a 40 società, ma soprattutto a 80 squadre, perché sono quelle poi che giocano sui terreni di gioco, quindi è importante 80 squadre. 4 categorie, come dicevo prima, 5 tornei, perché nella categoria del calcio a 7 ci sono 2 annate, 2005-2006, e quindi sono numeri decisamente importanti. La serata inaugurale offre, dopo uno spettacolo folcloristico, un evento nell'evento, perché il trofeo di Nora Viola ormai è diventato un evento nell'evento, quindi ci saranno Torino e Juventus, parlando di esordienti 2003, e le 2 selezioni del Palio dei Quartieri, con 2 selezionatori di nome particolarmente importanti, Michele Del Vecchio e Giorgio Manavella. Il giorno dopo inizia poi la manifestazione vera e propria sui 4 campi, che saranno Citturin, Vanchiglia, San Mauro e Viennei, per ritrovarsi allo stadio Primo Nebbiolo, luogo della serata inaugurale, per la giornata conclusiva il 12 giugno.